E benvenuti alla puntata numero 7 di Senti chi parla. Sembra ieri di aver iniziato e siamo già alla numero 7. Bene, questo è grazie a voi, grazie al pubblico che segue, pubblico affezionato. E ho avuto anche tanti ritorni rispetto alle puntate precedenti fatte. Direi che state apprezzando. Quindi io vado avanti su questa linea e conseguentemente, andando avanti, squadra che vince non si cambia. Anche questa sera vi propongo un argomento modellistico. Modellistico però, ovviamente non banale, no? Avete notato che io cerco sempre di trovare qualche argomento più interessante della banale chiacchierata su treni o modellismo. Questa sera saremo ospiti di un gruppo fermodellistico di Genova che ha fatto la storia anche lui del fermodellismo, poi vi racconteremo come. Vediamo subito quali sono gli ospiti di questa serata che piano piano si stanno accomodando in questo cinema virtuale. Quindi sposto gli occhi sulla messaggeria e saluto subito chiaramente the number one, Mauro che arriva da Bolzano. Ciao, poi abbiamo Paolo. Sei sempre il primo, Mauro. Sì, è vero, hai un primato veramente eccellente. Dovrebbero assumerti in Ferrari, magari. Per carità, non voglio essere, diciamo, taggato per uno non sportivo. Un saluto anche a Paolo, Alessandro, anche lui oggi giochiamo in casa, c'è cioè Gianpaolo Codebò dalla Svizzera, abbiamo Sergio Barbieri, olà, ciao carissimo, tutti grandi appassionati, tutte persone, Sergio peraltro ha partecipato virtualmente anche a una serata di Senti chi parla, mi pare 2 serate o 3 fa, forse 2. E quindi insomma il pubblico è sempre di grande, grande qualità. Questa sera, dicevo, parleremo del gruppo fermodellistico genovese che ha una storia molto interessante, ci verrà poi raccontata da alcuni soci, ma soprattutto ha costruito un plastico nella sua sede che vi lascerà veramente a bocca aperta. E avremo l'opportunità di parlare con chi ha realizzato, progettato ovviamente, e ora gestisce questo grande impianto in modo tale da scoprirne i segreti e magari facendogli qualche domanda poter anche noi in casa, nel nostro piccolo impianto in cantina, trovare qualche miglioria o insomma avere qualche consiglio per poter fare sempre meglio, per essere sempre più realisti nella nostra riproduzione della realtà. Vediamo nel frattempo che si sono aggiunti a noi anche Walter, Mauro. Beh, la mamma, questa ha detto guai se non ci sei, ma e per non avere il pubblico zero sono sicuro che almeno una c'è, ma ovviamente. E direi che siamo già un discreto numero, sono già 15 gli spettatori in diretta a questa serata. Dite chi siete, salutate, scrivete qualcosa nella messaggeria, in questo modo io vi potrò salutare e vi identifico quindi come mio pubblico affezionato. Un ciao anche a Roberto Ravasi che si è unito adesso a noi e piano piano il numero aumenta. Questa sera ovviamente avremo un limite di tempo. Come sapete il coprifuoco è stato per fortuna posticipato alle ore 11, alle ore 23 e nel frattempo qui abbiamo il nostro Metrolink che ci tiene compagnia. Di conseguenza i soci del GFG hanno acconsentito a trasmettere dalla sede, quindi grande opportunità, ovviamente abbiamo il limite che alle 10:30 dobbiamo lasciargli tempo di andare a casa perché noi siamo persone ligie e che rispettano le regole, soprattutto in un momento delicato come questo in cui pare forse che ci stiamo liberando da questa galera medica, no? Allora, Mauro dice che ci sono sempre troppi Mauro, Mauro è un nome che piace evidentemente. Dario scrive, grazie Sergio, molto interessanti questi incontri. Dario da Taormina o dalla Sicilia, ma tu dovresti essere al mare a quest'ora, lì si fa già il bagno, no? Beh, grazie di essere qui con noi, vuol dire che davvero ti interessa. Abbiamo Luca Mazzucco, anche lui socio del gruppo Mastodonte dei Giovi, ma che qui vedete fra modellisti non esiste concorrenza, non esistono invidie. Seguiamo anche con il gruppo Mastodonte dei Giovi la serata del gruppo fermodellistico genovese. Antonio Fiandaca, anche lui dalla Sicilia. Ciao Antonio, benvenuto. Questa sera non vedremo treni americani, se non il mio che passa alle mie spalle, ma poca roba, vi assicuro, rispetto a quello che stiamo per vedere. A questo punto direi, se gli amici del gruppo fermodellistico genovese sono pronti, se il collegamento satellitare
viene ovviamente acconsentito dalla NASA, vediamo come procede. Ah, Dario dice: si va già al mare, acqua freddina, ma meteo spettacolare. È proprio quello che dicevo, si va già al mare. A questo punto io direi che è arrivato il momento di introdurre i nostri ospiti che ci accompagneranno nei segreti della loro sede, che non è segreta, chiaramente aperta al pubblico, ma ci racconteranno i segreti del loro plastico. E quindi direi di dare il benvenuto ai nostri. Al momento abbiamo quattro amici, quattro soci che si sono votati come volontari per partecipare a questa serata di Senti chi parla, puntata numero 7. Allora, facciamo entrare i nostri ospiti. 3, 2, 1. Eccoli. Buonasera, carissimo. Io. Abbiamo avuto in collegamento il presidente, niente poco di meno che il presidente, Paolo Beverini. Ciao Paolo, Benvenuti a bentrovato. tutti. Ciao, ciao a tutti. Siamo qua presso la sede del gruppo e con me ci sono alcuni soci. Il presidente Roberto Rosa. Buonasera, buonasera a tutti. Piero Caccini, ciao. E ora sulla Beh, insomma, siete una bene, buona noi. rappresentanza di tutto il gruppo che conta un sacco di iscritti, se non sbaglio. Beh, sì, siamo circa 45 iscritti Beh, attualmente. insomma, per essere a Genova siamo noti per essere un po' chiusi nelle nostre case, è un buon numero, no, direi. Sì, è un po' nell'anima di penso vivere la poca socialità in un certo senso. Però il Comunque, modellismo siamo qua. ferroviario ci fa uscire dal guscio, no, direi. Dunque, la sede del gruppo, questa è la sede dove noi ci siamo installati circa 3 anni fa. Prima eravamo a San Giorgio del Quarto, che era vicino a Gaslini. Ora invece ci troviamo vicino a Marassi, cioè sia allo stadio sia al carcere. Oddio, il carcere, vabbè. È D'altronde dicono che noi siamo un po' vero. matti, quindi potrebbe anche essere comodo avere un carcere vicino, qualora si incanta qualche modellino, Sì, possiamo dargli matto poi e. l'attività fermodellistica potrebbe andare bene, Beh, visto che una abbiamo tutto a disposizione, oltretutto al chiuso. in Beh, alcuni comunque siamo carceri qua in so che questa sede. esiste l'attività modellismo proprio come passatempo in alcune organizzazioni carcerarie, quindi perché no? Potrebbe anche essere un hobby da portare al di là delle sbarre, ma noi ora questa sera vogliamo parlare della vostra sede, del vostro gruppo, quindi racconta un po', ma è vero che il vostro gruppo, il gruppo fermodellistico genovese, è uno dei più antichi d'Italia, se non addirittura il più antico? Dovrebbe essere il più antico d'Italia perché sono stati fondati nel 1952, quindi prima ancora addirittura anche dell'associazione italiana che è la FINF, e dovremmo essere gruppi più vecchi insieme, penso, al gruppo di Brescia e non mi ricordo più quale. Comunque, per darsi poi Roberto raccontando, quando vi racconterà brevemente un po' di storia del gruppo, penso. Voglio così che tu sappia dire, perlomeno spero. Certo, sì, ok. Dunque, mi dicevano che noi siamo qua da 3 anni, perché appunto siamo dovuti andare via dalla sede precedente. Nel trasloco abbiamo cercato di recuperare al massimo il plastico che avevamo costruito prima e l'abbiamo ricostruito nella sede attuale. La sede attuale si sviluppa su 2 piani, praticamente ci sono 2 locali piuttosto grandi perché parliamo un totale di ogni piano circa sui 90 metri quadri, no? Vabbè, In quindi una bella uno che opportunità dovrebbe. che non tutti avrebbero in casa per poter No, impegnare il infatti, plastico, insomma. ritengo anche giusto che la sede di un gruppo sia anche abbastanza grande per poter fare quelle cose che in casa uno non farebbe mai, per Certo. ovvie ragioni, no? A meno che non sia qualche ricco sfondato. Vabbè, quelli beati loro, ma non fa parte, credo, dei nostri Esatto. gruppi, dei nostri soci. Appunto, ai 2 piani c'è il terreno, c'è il plastico in scala K0, mentre invece al primo piano abbiamo ricavato una sala riunioni, una serie di banchi di lavoro, la falegnameria elettronica, così, e più un tracciato in H0 che serve per provare i modelli di tutti i tipi,
sia analogici che digitali, che a due e anche a tre rotaie. banco prova, Inoltre c'è quindi. poi un plastico di 1,5 m che secondo me dà proprio la pena di venirlo a vedere, Certo. perché è veramente raro trovare un impianto, anche se piccolo, in scala zero, così Beh, poi oltretutto l'ambientazione è funzionante particolare, e quindi molto. merita di essere vista. Comunque, se stasera penso che si avanzerà un po' di tempo, poi Sì, lo vi facciamo porterò pianto avanzare, sopra sicuro. per illustrare. Allora, qua ho subito Allora, una cosa da dire. Allora, Adriano si è perso la presentazione. Siamo collegati, caro Adriano, col gruppo fermodellistico genovese di Genova, chiaramente. Ha parlato il presidente Paolo Beverini in serata insieme a noi in collegamento presso la sede del gruppo a mostrarci le loro belle attività. Ci saranno Piero Pacini, ci sarà Roberto Rava e Orazio Raschilla. Quindi i soci più, diciamo, i più volenterosi che questa sera hanno avuto modo di essere pescati e hanno preso il cerino più breve, praticamente quello più corto, e sì, quindi sono esatto, stati la prendo costretti a fare questa serata. A questo allora, punto, sì, raccontateci ancora qualcosa della storia del vostro gruppo. All'inizio, come è nato? Dove vi incontravate? Dove veniva fatta la lascio la riunione parola, col giro semestrale o la parola. mensile? Lascio la parola a Roberto Rada, che lui è un po' la memoria storica del gruppo, perché come socio è socio dal 1966. 66. Caspita, allora, prima di passare al plastico, come chiede Mauro, parliamo un po' delle origini di questo gruppo. Io direi, come genovese, mi piace dire che è il più vecchio d'Italia. Dai, prendiamoci questo primato, semmai gli altri poi contesteranno. Racconta un po', Rava, com'è nato questo gruppo? Dove vi incontravate? Che cosa dicevate a quei tempi? Innanzitutto nessuno avrà da protestare, perché siamo effettivamente il gruppo fermodellistico più antico d'Italia, perlomeno tra quelli in esercizio. Ottimo. Non c'è nessuno che possa vantare una data di nascita antecedente alla nostra. Innanzitutto vorrei ricordare che il nostro gruppo è stato fondato da quello che possiamo considerare il padre del fermodellismo italiano, quell'Italo Briano che, oltre a fondare insieme ad altri, non certo da solo, il gruppo fermodellistico genovese, l'anno dopo, sempre qui a Genova, fondò la FIMF, la Federazione Italiana dei Modellisti Ferroviari. E l'anno Quindi successivo stiamo ancora, parlando nel di eventi storici che per il 1950, modellismo sono fondamentali, perché il modellismo di oggi si basa poi su quello che è successo allora. sì, scusate se interrompo Roberto un attimo, ma voglio ricordare che giusto allora, in quei tempi, verso il 54, è nato anche il Moro. Il Ma ti ha modellismo è rotto stato un po' una Sergio, pietra stavo miliare. dicendo che proprio sempre a Genova, e precisamente presso la casa dello studente, nel 1954 venne fondato il Moro, che è l'organizzazione europea che raccoglie tutte le federazioni nazionali, perlomeno quelle europee. Il gruppo fermodellistico per anni si è riunito in via Caffaro, dove l'Italo Briano aveva la sede, dove c'era la redazione della rivista Ital Model, da lui fondata, e poi negli anni 60, dopo la costituzione e la costruzione dell'ente Fiera di Genova, alcuni volenterosi, diciamo politici, riuscirono a fondare il Centro Italiano di Sviluppo Modellismo, di cui il gruppo fermodellistico genovese, faceva la parte modellistico ferroviaria. Poi c'era un gruppo di modellisti navali, per i quali sempre lì in fiera, nel padiglione che proprio oggi, in questi giorni, hanno cominciato a demolire per modificare l'ente fiera. In quel padiglione lì c'era anche una piscina, sia per le barche a vela che per le barche a motore. Una piscina, una vasca, diciamo.
E quindi diciamo venivano Giuda, raccolte tante attività modellistiche e quella ferroviaria era rappresentata c'erano dal gruppo ferromodellistico genovese. gli aeromodellisti, mentre pur essendoci riservata una sede, non si era mai costituito nessun gruppo di automodellisti. Dopo qualche anno, modificandosi certi assetti politico-commerciali, il CISM venne sciolto e i gruppi si trovarono improvvisamente senza la sede. Molte furono le peripezie del gruppo, si trovò senza sede, però comunque riuscì ancora a mantenere i collegamenti, grazie anche al nostro precedente, vecchio presidente Rinaldo Serra, che mise a disposizione i locali di un suo negozio commerciale per le riunioni una volta al mese il venerdì Ecco, dopo cena. quindi Qualche diciamo che altra siete peripezia. riusciti a superare questo momento d'impasse, poter quindi arrivare ad avere una sede dopo chiaramente il prestito del presidente Serra e poter avere poi la storia che vi porta fino ai nostri giorni. Avete tenuto duro, Il insomma. momento, diciamo, forse la svolta decisiva venne nel 1992, con le celebrazioni colombiane, o meglio nel 91, per preparare le celebrazioni colombiane del 92, le Ferrovie dello Stato ci chiesero di costruire un plastico per loro, che rappresentasse quello che allora stavano realizzando, il salto di Montone di Arquata, che Esatto. era una novità importante dal punto di vista ferroviario, Certo. perché era un incrocio tra due linee ferroviarie a diversi livelli in modo da non incrociarsi a raso, che ovviamente questo avrebbe diminuito molto la potenzialità della linea. E In quindi quel una caso volta che direi avete che avuto questo incarico, avete costruito questo plastico, di fatto su quello si è poi basato tutto il vostro futuro, di attività, se non ricordo male, corretto? certo, è rimasto il plastico denominato appunto Salto di Montone, è rimasto di proprietà del gruppo e poi abbiamo fatto appunto, come sta dicendo Piero, giri e giri, finché poi siamo riusciti ad approdare nella sede in San Gerolamo di Quarto, dove abbiamo ampliato ulteriormente il Salto di Montone facendo un plastico effettivamente di grande rilevanza, che andò in servizio anche su TG3 e venne anche l'ingegner Cantamessa a visitare il direttore della Fondazione FS. Beh, quindi ha avuto un eco importante questo impianto, che vi ha Certo, messo la ribalta e vi ha poi fatto diciamo che ci andava conoscere anche il stretta quella pubblico. sede e abbiamo migliorato arrivando in questa. Ora poi tra poco vedrete il nostro plastico di cui state sicuramente vedendo uno scorcio con i treni che circolano. Ora poi ve lo illustreremo dettagliatamente e sicuramente ingrandito ancora rispetto al precedente, è uno dei più grandi plastici italiani e per mio modesto parere uno dei più belli sicuramente. Beh, la caratteristica principale di questo impianto è quella di non essere realizzato a fantasia o a ispirazione, ma è proprio quello di riprodurre fedelmente alcune parti di linee liguri, cosa che avendo lo spazio a disposizione avete potuto fare egregiamente. Quindi, proprio per questo motivo, la serata si intitola Quando riprodurre la realtà diventa una forma di arte. Perché ora faremo vedere agli spettatori com'è composto questo plastico, magari con un primo convoglio che parte dal punto zero per ritornare al punto zero dopo aver fatto tutto il percorso. Mi diceva prima Piero che si organizzava per partire un treno e poterlo seguire su tutto l'itinerario, ma vedrete proprio come la possibilità di avere spazio crea grandi opportunità, cosa che noi nelle case purtroppo non abbiamo.
Motivo per cui queste associazioni, come il gruppo fermodellistico genovese, ma come tante altre, abbiamo visto il Mastodonte dei Giovi, ma poi non sono le uniche, ce ne sono un sacco, hanno l'opportunità di permettere a chi non ha spazio in casa di poter gustare almeno la gioia dei propri modelli su un impianto e poter quindi fargli sgranchire le ruote e gustare l'arte applicata al modellismo. Chiaramente non è facile costruire un impianto del genere. Poi magari il nostro amico Piero, che è la persona che si è dedicata più da vicino a costruire alcune parti, ci potrà raccontare più nel dettaglio quello che ha fatto, ma soprattutto come lo ha fatto. Io direi a questo punto, non so, passiamo la parola a Piero Pacini, che Sì. vediamo qui con una mascherina azzurra, eccolo qua, blu forse, sì. Raccontaci un po' un ipotetico tragitto di un treno che parte dal Adesso punto di uso il inizio e telefono in arriva mano fino a... Ecco. e vi faccio. Ecco qua. Allora, vediamo. Descrivi tu, Questo Piero, ti lascio la sarebbe, parola. questo che vedete sarebbe il polmone, cosiddetto polmone, dove ci sono tutti i binari con i treni, un deposito che si possono alternare sul plastico. Quanti Abbiamo binari ci sono anche. lì sotto, Piero? Quanti sono i binari? Non me lo ricordo. Sono 16, sono Sono 16 16 più 9. più 9 terminali, diciamo, per i reversibili, che sono questi qua. Ok, quindi una Tutti quindicina di questi qua. convogli sempre pronti da poter girare sul plastico. Sì. Su. Sta partendo? Ecco, facci Ah, vedere un convoglio che parte per seguirlo. Il Non quadro so se si vede. quanto si riesca a vedere. Più o meno, aspetta che allargo un po' l'immagine, cerchiamo di far vedere al meglio gli spettatori cos'è questo sinottico. Ecco, avanti. Vedete che in basso, nella parte bassa, c'è la schematizzata la stazione nascosta. E ha tutta una serie di binari passanti, ce n'ha 16, più sulla destra c'è la parte invece di sempre stazione nascosta, però di testa, dove arrivano e partono i treni reversibili. Ok. Poi sulla sinistra, quelle due linee verticali rappresentano un'elica che permette ai treni di guadagnare la quota del piano di della stazione principale. La famosa La stazione elicoidale, diciamo. elicoidale. La stazione principale è schematizzata in alto con quei 16 binari, di cui 12 passanti e 4 di testa, no? Più avevi gli altri binari tronchi all'estremità. Chiaro, chiaro. Tra le due, diciamo, stazione principale e stazione nascosta, c'è disegnato il resto del plastico dove sono riprodotte le varie stazioni, alcune delle stazioni della Riviera Ligure di Levante. C'è Ok. Manarola, Framura, e Nervi e Sturla. Perfetto, quindi un ideale viaggio nella riviera di Levante Ligure, partendo dalle belle Cinque Terre fino ad arrivare oramai nei sobborghi della superba Genova, perché Sturla oramai è praticamente in città, quindi una bella idea, effettivamente, insomma, un bel valore per la nostra Liguria, per fare anche pubblicità a chi venisse a visitarlo, per mostrare com'è fatta la nostra linea costiera. E quindi, allora, da quel sinottico si capisce che chiaramente l'impianto è gestito in maniera digitale. Se non c'è un convoglio già pronto in partenza, magari vogliamo già parlare del sistema di gestione? Oppure se c'è già un treno che circola che possiamo seguire, Ma ne così. parliamo No, dopo? puoi parlare già della gestione. Appena parte un treno, lo facciamo, lo Ok, seguiamo. Intanto perfetto. Paolo vi può dire la gestione digitale come avviene. Perfetto, dai, avanti Paolo. Dunque, l'impianto è digitale ed è gestito tramite un programma che è Rockrail attualmente. Le centraline sono delle vecchie centraline Intellibox della Uhlenbrock, ne stiamo utilizzando due per motivi, diciamo, di praticità nostra, non è che sia indispensabile averne due, però entrambe sono collegate al PC. Una gestisce direttamente i treni, il movimento dei treni, e l'altra, se
si occupa scambi, gli scambi dei segnali. Ecco, io intanto seguo le TR1000, Ok, allora iniziamo a fare questo viaggio virtuale su questo plastico reale. Io lascerò lo schermo dedicato al plastico in dimensioni maggiori in modo tale da farvi vedere con più precisione quello che è l'impianto che stiamo descrivendo. Allora, vediamo cosa succede dalla stazione. Qua mi chiedono, stazione nascosta o stazione fantasma? Beh, Nascosta, come dai. volete, Non è diciamo uguale, che infatti. è partito da uno dei binari terminali e adesso sta affrontando l'elica. Ecco Comincia a qua. salire. Ogni giro di elica sono circa 6 metri e il Ecco, dislivello quindi. tra un piano e l'altro è, se ne ricordo, 11 o 12 centimetri. Quindi un raggio di Per curvatura l'altura molto chiaramente. ampio. Sì, c'è il raggio molto ampio e poi è leggermente ovalizzato la cosa, l'elica. Ok. Anche perché gira intorno a una colonna portante del palazzo. Sì, quella non potevamo spostarla. Diciamo che si è creata di necessità virtù la elicoidale intorno alla colonna. Beh, questa è anche un'idea che tanti appassionati potrebbero sfruttare. Quando la casa ci costringe a certi vincoli, creiamo un'opportunità, no, da questo problema. E in questo caso gli amici del GFG l'hanno risolto egregiamente questo problema. Quindi, anzi, la colonna è servita per fare questa elicoidale che altrove magari poteva portare via dello spazio prezioso. Attorno alla colonna invece direi che è il posto ideale. Adesso c'è un attimo, siccome c'è una distanza di blocco fra i vari treni, Sì. finché non si libera la tratta successiva, chiaramente il treno si ferma. Ora adesso, Chiaro. se vedete, abbiamo la 6:40 che è ferma e Sì. quindi occupa un pezzo di binario Chiaro. e quindi il treno dopo che è l'ETR 1000 si è fermato. Chiaramente, Adesso beh, controllo un certo. attimo sul sinottico come mai la 6:40 ferma. Perché deve arrivare il primo binario dove ora sta partendo. Ah, ecco, perché vedete che abbiamo il primo binario occupato dal 428 che sta uscendo Ah, adesso. E e finché non quella esce riproduce la lui. stazione di Arquata, corretto? Esatto, perché questa stazione è stata fatta, cioè quando abbiamo fatto il salto di montone, quando abbiamo deciso di ampliare il plastico, abbiamo detto cosa facciamo? Facciamo per continuità la stazione di Arquata che ha parecchi Certo. binari e un po' di possibilità di fare manovre, eccetera, quindi abbiamo deciso di fare Arquata per Certo, continuità. certo. Poi Corretto. purtroppo il discorso è che quando ci siamo trasferiti qua, il salto di montone non ci stava più. Abbiamo provato in tutti i modi, ma anche perché era un plastico la cui base non era stata fatta da un fermodellista, ma da un architetto, per cui noi abbiamo messo i binari su questa base che era molto pesante, complicata, eccetera. E quindi praticamente non potendo più essere alloggiata qua, abbiamo deciso di alienarlo. Chiaro. E quindi Beh, è allora diciamo rimasta. che la parte di Arquata rappresenta comunque i Giovi, come tutto iniziò Sì, sui Giovi, abbiamo ancora una rappresentante di quella linea. certo. Però appunto non ha più continuità con la riviera con la riviera, in pratica. Beh, però Non è diciamo che come direttrice tirrenica sappiamo tutti che la linea del sì, Levante beh, va certo. idealmente a terminare sui Giovi, quindi Assolutamente. possiamo ragionevolmente dire che non è geograficamente fuori posto, no? Ecco, adesso vedi che il 428 sta scendendo giù e sta andando giù Sì. nel polmone. E adesso dovrebbe partire la 6:40. Come mai non parte, Paolo? Dunque, voi dovete sapere che esistono sempre i folletti del plastico, no? Folletti I del folletti plastico. del plastico sono degli animaletti invisibili che stanno nascosti quando noi lavoriamo al plastico e facciamo le nostre manovre e ci divertiamo da soli col plastico. Ma state certi che salteranno tutti Partita. fuori e faranno i danni più incredibili quando ci sono gli amici che vengono a vedere il plastico, quando magari c'è Vadora che vi fa la diretta. Il folletto del plastico è veramente meschino ed è anche molto cattivo e probabilmente può creare qualche imprevisto. Proprio quando l'imprevisto non ci vorrebbe. Però vedo che la circolazione continua, quindi forse il folletto ci ha solo fatto uno scherzo, oppure dobbiamo Ecco la andare a caccia. 6:40 che passa. Eccola qui.
Beh, quindi ecco, diciamo una cosa, questo plastico ha un'ambientazione temporale definita o è generico in modo tale che si possano sposare diverse epoche? Diciamo che è generico e fortunatamente col signor Santo Cantamessa che sta recuperando tutto il materiale storico, ci può stare anche la Certo. circolazione di treni antichi che possono essere anche ipotizzati come treni storici, ecco, della fondazione. Siete. Certo, Quindi. si può fare una deroga ipotizzando che sia un treno storico di fondazione, questo Esatto, è esatto. realistico in ogni modo. E vediamo nel frattempo l'ETR 1000 che è ripartito, quindi questa È volta il folletto ripartito. non ci ha Sì, ancora però. fatto visita. Sì. A questo Vediamo punto, adesso. Adesso a questo punto vediamo. ci sono il polmone qua si divide, si sdoppia in tre binari. Sì. In modo che possiamo poi in arcuata addirittura portarlo a quattro binari. Quindi abbiamo i due binari in salita e due binari in discesa. Che imiterebbero le linee dei Giovi, la via Busalla Esatto. e la Infatti adesso via arcuata, Vignanego. vediamo che escono in contemporanea. Ecco Esce qui. la E 640 da una parte e l'ETR 500 e 1000 dall'altra, dovrebbe essere. vediamo anche in primo piano una G2000 della genovese Surfer, quindi Esatto, giochiamo in esatto. casa. Ora Surfer si chiama Merci Italia Shunting and Terminal, ma una volta era la Surfer. Ecco, col digitale, vedete, sono stati inseriti anche dei comandi digitali per cui le macchine col sound, quando arrivano in certe posizioni, attivano il fischio o da altre funzioni. Per Ah. esempio, quando rientrano giù nel polmone, spengono le luci per non caricare troppo la Ecco. centralina con tutte le luci accese, eccetera. E Quindi non quindi. vengono comandati col classico lock mouse o roba del genere, ma è tutto automatico, pur essendo Tutto digitale. in pratica automatico, sì. Ok. Adesso vedi, in effetti lui ha deciso di tornare indietro. Sì? Invece di continuare avanti, quindi prendiamo un altro Vabbè, treno allora il perché lui ha folletto in deciso qualche di modo ci ha messo lo tornare zampino, ma indietro. No, probabilmente c'è un motivo, non è scusate. casuale, no? No, 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 il motivo c'è ed è in certo senso casuale perché attualmente i treni in questo momento stanno circolando in quello che viene chiamata modalità acquario. Ah. Cioè, quando un treno gli si dice comincia ad andare, lui si avvia e finché c'ha blocchi liberi davanti continua ad andare, Ho secondo capito. certe regole. Certo. Dato che il 1000, Freccia Rossa, tra le sue regole ha il fatto di essere un treno bidirezionale, Certo. può capitare che in certe zone del plastico lui possa invertire la marcia. Certamente. E nel frattempo ti E dato che interrompo un andava attimo, in modo Paolo. casuale, casualmente ha trovato il punto dove invertire la marcia. Possibile. Naturalmente il Ti programma è interrompo un completamente. attimo, Paolo, perché abbiamo in collegamento Daniela e Faustino, che sono stati i miei ospiti settimana scorsa, e erano stati invitati da voi per visitare l'impianto e promettono quindi di, non appena saranno tutti vaccinati, approfitteranno, dicono, del vostro invito. Quindi vi salutano, come vedete qua nella sovraimpressione, abbiamo Daniela e Faustino, quindi collegati in diretta con noi. Quindi un saluto. Anche i nostri cari amici dall'estero scrivono, quindi beati loro. Dall'esterno, pardon, esterno. Beh, comunque, un saluto a Faustina e Daniela. Qui Dicevi, abbiamo Paolo? le due linee che si sovrappongono e Sì? questa sopra è quella che va a Sturla e Nervi, quella sotto invece è quella che va a Framura, che Ah, poi al ecco, quindi fare i due ritorno. capi del plastico, diciamo. Esatto. Adesso Ok. cammino un po' di qua e vi faccio vedere Sturla, che è proprio così. Esatto, per Questa è chi non proprio una conosce fabbrica. Sturla vi possiamo garantire che è identica. Per chi la conosce,
vedrà da solo che è effettivamente identica alla realtà. Questa è la stazione di Sturla. Ecco, adesso fa la fermata. Quindi sentiamo anche il sound di questa macchina che sbuffa in linea. Non so se posso far vedere qualche particolare. Questo è il ponte di Villa Gentile, sempre a Sturla, in scala naturale esatta. Non è stato ridotto questo, cioè proprio in scala esatta 87 con le arcate giuste. Fantastico. Questo è, sarebbe il torrente Sturla. Sì. Qui adesso c'è il pezzo forte che è Nervi con la sua passeggiata. Ah, ecco qua. Questo è tutto da gustare. Io starei un giorno solo a guardare come è fatta la stazione di Nervi nel plastico, perché vi assicuro che poi visto di persona è anche 100 volte meglio di quello che vedrete stasera, quindi c'è veramente del bello da guardare. Qui c'è la discoteca, signor Buffin. Sì, questa per i è la famosa è una località molto nota, quindi attualmente in condizioni tutti. Pietose. Notiamo in particolare i gabbiani. Sì, i gabbiani. Sì, sono appesi per un capello in pratica. Sì, è un filo elettrico sottilissimo. Sono i gabbiani che gentilmente ci aveva fatto Alex La Torre, sì? Che sono veramente eccezionali, brevissimi. Molto molto Qui sta bene, appunto infatti. la stazione la Marinella, che attualmente è in condizioni veramente pietose. E ora speriamo che la ripristinino, ma era uno dei locali più famosi di Genova Nervi, sì. Della passeggiata sì. di Nervi, quindi. Qui abbiamo la stazione perfettamente riprodotta con tutti i suoi locali, eccetera, fatta Ecco, io, tra ma l'altro. Anche la è tutto stazione, anche la materiale Marinella, autocostruito questo, corretto Piero? tutti questi caseggiati sono autocostruiti, a parte questa villa, che è una villa commerciale che abbiamo deciso di utilizzare, mentre invece questa villa qui l'ha fatta un nostro socio, che è Bruno Mortara, ed è proprio una villa Liberty fatta così, cioè proprio presa a Nervi. Adesso riparte la 6:40. Ecco, seguiamo di nuovo il treno e vediamo dove ci porta. E qui è il vivaldo che suona. Beh, qui abbiamo un incontro fra il vecchio e il nuovo, quindi esatto. Passaggio di consegne. Ripeto che per chi conosce la zona riconoscerà che è riprodotto veramente in maniera eccellente. Chi magari non è mai stato da queste parti non ha questa sensazione di perfetto realismo perché non sa com'è il vero, però si fidi di noi, assolutamente. Ecco, questa sarebbe la zona 5 Terre, con le vigne e tutto. E questa è una zona tipo Bogliasco, tra Pieve e Bogliasco. È proprio una zona che a me piaceva particolarmente, perché quando vado a fare il bagno lì alla piattaforma vedo Ah, sì. sempre i treni così. E mi piaceva riprodurre questa zona qua, che mi piace che quando viene dei visitatori che non sono modellisti, eccetera, ma che conoscono la zona, dicono: ma lì è Pieve, la riconosco. Esatto. E quello Beh, fa quella è piacere. la soddisfazione massima, no? Che qualcuno che non è dell'ambiente, del settore, riconosca una località. Vuol dire che è stata fatta proprio bene, altrimenti Ah, sì. nessuno l'avrebbe riconosciuta. Questa è la stazione di Framura, appunto, riprodotta come è anche questa, con la sua stazione moderna. I bagnanti sotto, tutto. E qui abbiamo anche un'enorme ricerca fotografica per fare questi Sì, impianti, no? certamente, certamente. Quante fotografie avete scattato per poter È riprodurre una tutto marea, meno l'impianto? male che il digitale ci aiuta. Sì, è vero, fossero rullini, guai, Sì, eh. certo. E qui andiamo a una imitazione di Manarola, non è proprio così perché lo spazio è quello che è, però insomma ricorda abbastanza.
Vabbè, lo spazio è quello che è, si lamentano dei loro 90 metri quadri, Sì, poverini. perché in questo punto Manarola è profondo, il plastico è profondo 20 centimetri. Sì. Pensa. Beh, è stata anche data un'ottima prospettiva perché visto dalla webcam del cellulare non sembrerebbe così sottile, quindi siete riusciti a dare ampio respiro al paesaggio. Infatti il treno proprio sfiora proprio i muraglioni, ma anche al È vero, come la nella realtà. stazione è spesso continua. Volevo far vedere un po' di particolari, magari Sì, adesso che c'è il bravo. treno, praticamente adesso torna ad Arquata, che l'abbiamo visto prima, e ritorna giù nel polmone, no? Ecco. Quindi Ok. praticamente ha fatto un giro completo per ora. E per fare Qua un ci giro sono intero, abbiamo particolari. visto, ci mette 10 minuti circa, no? Più o meno, anche meno Beh, forse. dipende se è un treno che fa fermate o meno. Sì, per esempio, qua abbiamo un Certo. altro Mersey con lo 082. Ah, che bella. Un E qui bel treno abbiamo i intercity. particolari di Framura, per esempio, no? Tutti Ecco, facci bagnanti, vedere tenendo tutto il cellulare più fermo e lento possibile per farci blindato. Sì. gustare tutto quanto. Questo è, per esempio, è lo scaletto, tutti i bagnanti. È una Quindi tipica c'è scena il muro ligure che con le barche passa. stivate. Qui abbiamo anche un tuffatore, se lo vedete, che si sta Ah. tuffando. Il dinamismo del Abbiamo treno bisticcia con la staticità dei personaggi. Chissà quando avremo anche personaggi in movimento. quelle che prendono il sole in topless, poi abbiamo anche i nudisti più avanti. Insomma, abbiamo messo anche un pizzico sexy in un plastico che comunque l'appassionato medio poi guarda solo i treni, certe cose non le nota nemmeno. Noi veniamo rapiti da queste meraviglie modellistiche, quindi ecco Qui come abbiamo una sì. chiesa particolare che è stata fatta dal nostro socio Stefano Barbieri, grande artista, Vero? che praticamente era da posizionare nel plastico vecchio dove eravamo nella sede prima a San Gerolamo, Girolamo. perché l'idea era che in un anello di ritorno, una curva di ritorno, si realizzasse alcuni scorci del Gaslini dell'ospedale. Per Sì. cui la prima cosa che si vede entrando nell'ospedale è questa chiesa particolare, bellissima, eccetera. Per cui Stefano si è preso l'incarico di realizzarla, e una volta realizzata era un peccato non E beh, utilizzarla, certamente. cambiando l'idea. Per cui abbiamo deciso di fare un falso, cioè di metterla a Framura, non c'è questa chiesa, però abbiamo deciso di metterla lo stesso perché meritava. E con l'occasione abbiamo fatto anche la cosa di mettere questo cimitero. Che in Liguria usa molto mettere questi cimiteri sulla costa, tipo quello di Camogli che è venuto giù. Esatto, poi E ogni tanto vanno a farsi un bagno anche da defunti, ma vabbè, questo fa parte quindi dell'erosione abbiamo naturale che la deciso Liguria purtroppo ha. di mettere anche questo tocco qua di realtà con questo cimitero. Ecco. Perfetto, direi che ci sta bene ed è una deroga che accettiamo senza batter ciglio. Qui Ascolta, invece. Piero, mi chiede il nostro amico Nicola, in Sì. particolare come avete realizzato i muri di contenimento? Allora, i muri di contenimento è un'idea che è venuta a me che rende molto bene. Cioè, praticamente si fotografa il muro vero, poi con il computer si compone con quei programmi di grafica che ci sono, si Sì. compone cercando di farlo il più bene possibile, dopodiché si stampa con la stampante su un cartoncino fabriano per acquarello, che è Ecco. abbastanza rugoso, no? Sì. E bisogna poi trattarlo una volta stampato con una vernice trasparente opaca, in modo da fissare il colore, perché è un colore Ecco. a getto, quindi e poi si incolla col vinavil, eccetera. E diciamo che il risultato è molto, molto valido, Ah, secondo sì. me.
Tutti questi Le muri quinte sono sono stati fatti perfette con questo perché è il vero praticamente, quindi. esatto. E sono tutti fatti con questo sistema qui. Poi chiaramente si mette le bocche di cane, come si chiamano, col pennarello si fanno e si mette la vegetazione, insomma, si abbellisce queste cose qua. Però la base è praticamente una fotografia. Ecco, se andiamo a vedere, cioè è una fotografia del reale. E E tutti questo questi muri è sono stati fatti così. un po' il principio di mettere un pezzo di realtà sul plastico davvero, perché Esatto. quello è magari proprio il muro che tu hai voluto riprodurre, suppongo. Sì. È proprio il muro, tipico muro ferroviario. E Certo. tutti questi muri sono fatti in questo modo. Mentre invece le rocce sono un po' miste, un po' di roba che perché. La vegetazione, tutta la vegetazione, il nostro socio Emanuele Crimi, che lui è bravissimo a fare gli alberi, sono tutti alberi autocostruiti questi, non c'è niente di commerciale. E ci E sono saranno migliaia di tantissimi. alberi, immagino. Avete un Migliaia, sì. numero? Avete un numero Migliaia. oppure è difficile da indovinare? Sì, il numero è anche perché vedi quanti sono. Sì, l'unici un po' commerciali sono quei pini, quelle cose lì, però. La maggioranza sono tutti autocostruiti con dei Certo. rametti fatti con la vegetazione incollata, eccetera. Ecco, qua ti dicevo, è il posto, diciamo, che ricorda un po' Corniglia, così con i Sì, nudisti. Ecco eccoli. qua i Ora poi nudisti. dovremmo vietare ai minori questo filmato. Sì. Qui sono le Cinque Terre con tutte i muri a secco, tutte le vigne, eccetera, con I addirittura vigneti degli. di Chaquetrà. Degli escursionisti che fanno l'escursione sui sentieri. E Sì. qua, sempre appunto, è tipo Cinque Terre. Qua ritorniamo a Nervi. Allora, Ecco, lo nel frattempo, sfondo. scusa Piero, mi chiede Adriano se la catenaria, la linea aerea, ha solo una funzione estetica o se i pantografi sono realmente in presa. Allora. Adesso qui veniamo a una bella spiegazione. Dunque, la linea Ah, aerea è tutta bene. autocostruita e fatta da me in particolare, Caspita, i miei complimenti, Piero. utilizzando dei pali del treno, queste cose qua, però Certo. diciamo adattando la linea, cioè con il materiale di fotoincisione, eccetera. Sì. Ecco, Adattandola al reale com'è, per esempio questo traliccio e se riesci ad soprattutto il traliccio. avvicinarti un po' al traliccio, stando il più fermo possibile, perché almeno il telefono migliora la sua qualità nell'immagine ferma. Ecco, si vede il dettaglio e si vede che è veramente pazzesco come portale, non è un portale semplice questo. Uno dei più importanti è quello di Arquata, che poi vi farò vedere. Cioè, in Ok. realtà qua la linea aerea era ipotizzata come realistica, cioè col pantografo in presa. Sì. Quindi è bronzo fosforoso da 0,4 mm con la catenaria da 0,3 di filo intrecciato d'acciaio che avevo trovato dei residui dei negozi di ricambi per radio, eccetera. Era quel filo che si usava per le vecchie radio a manopola quando si Sì. cambiava le stazioni, no? È un filo da 0,3 mm di fili sottilissimi come un capello intrecciato, proprio una treccia. In pratica, quindi, tutta la parte da Sturla, Framura, Nervi, è stata posata e tesata come se il pantografo dovesse fingere di prendere la corrente, Sì. perché poi chiaramente nelle gallerie, cioè non operativa dal punto di vista elettrico, ma operativa dal punto di vista meccanico. Chiaramente Certamente. nelle gallerie non c'è, ma ci abbiamo fatto degli inviti, eccetera. Poi cosa è successo? È successo il discorso che quando ci siamo accorti che praticamente quando succede dei problemi di ostacolo molto molto complicato già su tre binari, figuriamoci su Arquata. Beh, sì, un disastro. Su Arquata sarebbe un disastro, nel senso che praticamente avremmo questi 15 binari con la catenaria, come se succede qualcosa, come in questo momento qua che devi andare a mettere le mani,
diventa Sì. molto complicato. Per cui abbiamo Assolutamente. deciso di optare per un'altra soluzione. La soluzione che vi faccio vedere adesso è un filo molto elastico da 2 decimi che praticamente viene messo, non so se si vede, Sì, magari fai un po' di esatto. nuovo qualche movimento per far vedere il Insomma, contrasto, ecco. mega. Allora, questo Sì. adesso è ancora da colorare e da fissare, no? È solo provvisorio così. Mentre invece laggiù, non so se si vede, è già un po' più definito, con la Sì. catenaria anche, si Ma è vede. sempre un filo metallico o di che No, materiale è un filo elastico, è? completamente Ah, elastico, elastico, molto quindi di elastico, tessuto. perché è un filo particolare per cui io ti faccio vedere che questo filo qua lo prendo e lo tiro, vedi, come Sì, 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 voglio. sì. Nel senso che questo mi permette, adesso si è girato il palo, ma vabbè, lo stesso, Sì, tanto è in fase di praticamente lavorazione. permette questo, sì, adesso è in lavorazione, quindi Chiaro. il fatto che se tu hai qualche problema puoi mettere benissimo le mani sui modelli e anche se interferisci con la catenaria non succede niente, Sì, non si intanto non rovinano. deve condurre, quindi va bene che sia qualunque materiale. Esatto. In questo modo però abbiamo il problema adesso del pantografo che non è più, non si può più alzare e renderlo Chiaro. scorrere. Quindi l'alternativa è mettere dei fermi al pantografo per dargli l'illusione che sia Sì, alzato. sembra che Purtroppo stia nel modellismo strisciando, ci ma in vuole dei realtà compromessi. sfiora semplicemente la linea aerea. Esatto, purtroppo nel modellismo ci vuole dei compromessi e quindi Vabbè, bisogna chiaro. adattarsi anche a questi compromessi. Ora, a quanto pare è entrato in funzione un folletto perché Ecco, c'è c'è un sciopero in corto, questo momento, non ci sono più convogli esatto, in c'è un corto circolazione. Ma intanto stavamo parlando dei particolari, dai, quindi abbiamo ancora modo che. di Allora, poi scamarcela ecco, abbastanza. vediamo qua appunto sempre il muro, è sempre fatto con quel sistema lì che dicevamo Sì? prima, mentre invece qua la stazione per esempio di Sturla, la base l'avevo fatto comba, tagliata al laser, mentre invece poi io, cioè lui praticamente mi ha fatto avere la base diciamo di massima con le Sì? persiane tagliate al laser, eccetera. E tutti i particolari, questi particolari qui degli archetti tagliati al laser, eccetera. Poi ho montato tutto e insomma, rifinito Montato, tutto, verniciato, invecchiato, quindi insomma. verniciato, ho messo tutto, mi sono inventato i panni stesi, sempre col Certo. sistema della fotografia. Ah. Sono dei panni con ripresura, dei panni stesi che passavo lì col cane, ho fatto la fotografia di questi panni stesi. Ecco, non sono quelli del vicino di fronte a casa No, tua, ecco, perlomeno. riprodotti così. E Ottima, ottima poi idea. questa invece è una fabbrica di medicinali che si chiama Istituto Alessandro Boschettini, dove ho passato la mia infanzia, per Ah. cui ho voluto riprodurla a tutti i Certo. costi. E anche questa è Certo, stata, il disegno l'ha fatto Guido Brenna. certo. E poi l'abbiamo portata a un negozio, cioè un laboratorio che taglia al laser, e sono delle lastre di plexiglass tagliate al laser per fare tutte le finestre esatte, eccetera. E poi anche lì mi sono divertito io insomma, a rifinirla. E per Verniciare, esempio, certo. queste parti qua sono sempre fotografie del reale. E Ecco, avvicina poi un po' perché stampate. si vede lontano, non si capisce bene il dettaglio. Se ce la faccio, vedi? Ecco. Ecco, Questo lascialo sono un attimo sempre fermo lì fotografie che purtroppo che si sta intuendo adesso. Sì. vedi? Sono Sì, fotografie. La stessa cosa l'ho fatta per questi diciamo lastroni della stazione di Sturla che ci sono nella parte bassa, sono Sì, sempre anche quelle fotografate al vero e stampate. certo. Beh, Stampate. interessante come tecnica. Effettivamente è la prima volta che vedo applicata una cosa di questo genere. Può essere di ispirazione anche ad altri, perché alcuni particolari
sarebbero complessi da riprodurre, quindi immaginiamo mattoncini, Esatto. pietre tagliate, ma con una buona fotografia, chiaramente una buona stampa, riusciamo a crearci i nostri cartoncini da poter applicare. L'importante, appunto, ti dico, è stamparlo su un, si chiama, è un cartoncino per acquarello della Fabriano, che è un cartoncino piuttosto spesso e un po' rugoso, cioè un po', Sì, non è quindi dà anche quella liscio, sensazione di roccia, insomma, non è no? lucido, Esatto, perché lucido starebbe male, chiaro. Questo, come dicevo, è il ponte di Sturla fatto in scala esatta. E Sì? qui abbiamo usato un po' la tecnica perché farlo a mano preciso era impossibile. Quindi abbiamo acquistato un plotter da taglio. Ah. E quindi il nostro socio, che Pierangelo, ha fatto il disegno. E quindi con questo plotter da taglio abbiamo inciso tutti i mattoni, queste cose qua, e poi abbiamo fatto i tagli degli archi. E di che materiale è Allora, fatto questo, perdonami? la base è compensato, su cui poi viene applicato il cartoncino intagliato, che fa tutti i mattoncini, mentre invece gli archi sono stati proprio tagliati. Ecco, sì. A Ho cambiando la lama puoi o incidere o tagliare, capito. e quindi abbiamo fatto questo lavoro qua. E Fallo poi un po' questo vedere invece nel suo sono, complessivo, allontanati un attimo per far vedere la lunghezza di questo ponte. Quanto è lungo? è 1,30 m, anche di più forse. Adesso fra l'altro, la particolarità che ha gli archi non tutti uguali, cioè, per dire, se vedi il primo, quello stradale è elittico, non è perfetto, vedi? Certo. Questi altri invece sono archi normali, mentre Sì. invece gli ultimi tre sono di sbieco Ah, perché c'è il il torrente. torrente. E addirittura abbiamo riprodotto anche la parte, che non so se si vede, la parte interna Ah, ecco, quindi della abbiamo anche la volta. volta interna del ponte. Esatto, E beh, 2,10. direi che è un lavoro veramente certosino. Ti faccio una domanda che sarà difficile, abbia una risposta, ma quante ore di lavoro avete impiegato per arrivare dall'inizio a, diciamo, a 4/5 del lavoro finito? Decine di miliardi. Non Decine si di so miliardi. rispondere. Non si so Immaginavo. rispondere. Sono decine di miliardi. Non si so. Ho sentato la giornata. E qui appunto torniamo a Nervi. Se vuoi sapere qualcosa di più su, ecco, la passeggiata di Nervi è stata Ecco, fatta allo facci vedere stesso la modo. passeggiata con le ringhiere, le panchine. Io so che avete fatto una Esatto. Le ricerca panchine certosina, sono state quindi. fatte da Guido Brenna, sul disegno di Guido Brenna, è fatto incise, e abbiamo fatto anche la particolarità di fare lo schienale ribaltabile. Addirittura. Ah, Lo vedi? come nella realtà, che puoi decidere da Come che nella lato realtà. guardare. Sì. E Ma questa è una chicca fantastica. Questa va brevettata, assolutamente. poi abbiamo fatto la ringhiera proprio come è a Nervi, una ringhiera Esattamente, particolare, originale. originale, sempre col disegno di Guido Brena, chiaramente. Qui abbiamo riprodotto io la piscina naturale che c'è lì a Nervi. Tutte le cose, e qui abbiamo le rocce che sono state fatte con un sistema che mi sono inventato lì per lì, che funziona molto bene, cioè nel senso Racconta tutto. si prende del Duomopac comune da cucina, quello d'alluminio, Sì. due o tre fogli, diciamo, si sovrappongono due o tre fogli, e poi si accartocciano. Non schiacciandoli troppo in modo da poterli riaprire. Una volta accartocciati, lo riapriamo e diamo una certa forma più o meno di come vogliamo che venga lo scoglio. A quel punto lì ci si cola dentro della comune scagliola, si aspetta che si asciughi e si leva poi, si estrae poi da questo stampo e viene fuori lo scoglio più o meno fatto così, che è chiaramente bianco. Fantastico. Si dipinge di grigio o del colore che si vuole. Una volta asciugato, la cosa
particolare è si rispolvera di nuovo con la scagliola a secco. Questo cosa fa? Forma delle venature che si vedono, tipiche dello scoglio, venature bianche, che danno un realismo molto, molto efficace. Sì, perché chi non sa come è fatta Genova Nervi deve sapere che gli scogli hanno spesso delle venature che sembrano di marmo, in realtà sono delle venature bianche di calcare, di cristallizzazione rocciosa, e danno proprio questa impressione, quella che vedete ora nelle rocce riprodotte da Piero. Esatto. E qui queste rocce sono state fatte tutte con questo sistema. Qui abbiamo di nuovo questa parte del muraglione, che è proprio la fotografia del muraglione di Nervi riprodotta sempre con lo stesso principio che dicevamo prima, e lo stesso è stato fatto con la mattonata della passeggiata, che è stata fotografata e riprodotta su cartoncino anche qui. Che poi è un lavoro difficile anche quello di renderla variegata, per non dare l'idea di aver copiato e incollato sempre lo stesso pezzo. Sì. Diciamo che ha aiutato molto anche il trasloco in questa cosa. Eh beh. Sai, tagliando, smontando, eccetera, un po' di problemi sono venuti, quindi abbiamo chiaro. Un po' camuffato tutte le cose. E qui, appunto, vabbè, abbiamo sempre la Marinella, e la stazione di Nervi. Il deposito l'ha fatto, la base l'ha fatto il nostro socio Alfio Soresina, Ah, e altro la artista stazione dell'ambiente. invece anche quella è stata fatta su disegno, su base di Comba, che ci ha fatto avere la base. Io poi invece l'ho rifinita tutta e fatta tutta. Addirittura c'è, non so se si vede, la parte dietro. Cerco di farti vedere la parte dietro, se si vede, Sì. perché è proprio. Non ti sdraiare sul plastico, sarebbe un peccato. Non so se si vede, Sì, forse sì. no, non riesce. Sì, quindi è riprodotto anche quel che non si vede normalmente, ecco, eccolo lì, sì, la facciata anche all'arretro, sì. E beh, insomma, direi ragazzi, un lavoro veramente certosino, unico, assolutamente unico a questo punto. Ma Volevo visto che... ancora dirti dello sfondo. Sì, ecco, Lo parliamo ancora un sfondo è attimo di proprio. quello. Lo sfondo è proprio fatto delle foto di Nervi prese da me. Lo sfondo del parco di Nervi, che poi abbiamo fatto stampare da una ditta su quei fogli adesivi, sai? Per Sì. cui Beh. la composizione l'ha fatta un nostro socio Christian con Photoshop. E quindi poi è stata data questa ditta che l'ha stampato. Ed è proprio lo sfondo di Sant'Ilario, per intenderci. Certo. Quindi non solo il plastico riproduce fedelmente Nervi, ma anche lo sfondo è esattamente quello che ci sarebbe se voi dalla stazione buttaste gli occhi verso monte. E guardando le montagne vedreste davvero quel fondale. Ma direi allora innanzitutto complimenti ai soci, complimenti a te Piero, perché mi pare di capire che tu abbia fatto molto nella parte creativa per questo impianto. Sì, abbastanza. Volevo Visto che farti il vedere tempo... un'ultima cosa. Sì? Il portale di Arquata. Questo è Ah, quello di cui veramente parlavamo, sì. abbastanza complesso stato. Questo è Questo sì. completamente autocostruito, eh? Cioè proprio tutto autocostruito, perché non esisteva nulla in commercio. Quindi Certo, certo. Questo è veramente fatto ad hoc per questo impianto, perché nell'impianto vero c'è, ma commercialmente non viene riprodotto, e quindi il buon modellista non si perde d'animo, non fa compromessi, si mette lì con tanta pazienza e si costruisce il portale come vuole. Quindi ottimo, perché ottimo lavoro, veramente. Un grosso sono i complimento. due, uno che ha proprio l'interruzione della catenaria con il sezionamento, e l'altro che invece Sì, simile. le diverse tipologie, quindi anche elettricamente, come nella realtà, ci Tieni sono te. No, diversi. A no, no. questo punto io direi, visto che il tempo purtroppo è tiranno e ci stiamo avvicinando al fatale limite delle 10:30 che ci siamo dati per poter essere ligi col coprifuoco Ah, delle ore certo. 23, potremmo, se voi siete d'accordo e pronti,
partire da questo plastico NH0 stupendo e andarne a vedere un altro altrettanto stupendo, ma in scala zero. Possiamo fare questo salto spazio-temporale, tanto diamo anche un'occhiata alla sede, vediamo la stanza del plastico. Ecco, una domanda, ma questo plastico voi come lo avete chiamato? Ha un nome? Come lo chiamo, quello che ha chiamato? No, non lo so. Non l'abbiamo Non l'abbiamo chiamato. chiamato, siamo in attesa di battezzarlo. È Però lui ci che è andiamo venuto da sopra, eh? solo, non avevate bisogno di chiamarlo. Beh, diciamo che idealmente sarebbe plastico levante ligure, poi è chiaro che Arquata è un compromesso, ma come abbiamo detto, geograficamente è comunque Ah, ecco, plausibile. questo che non Quindi. mi ha fatto vedere sarebbe la postazione di comando. Eccola lì, con il computer che poi vedevamo ripetuto nello schermo giù in basso, vero? Esatto. Ecco la panoramica. E qui la Questa è una panoramica. panoramica del plastico. Direi che è mozzafiato, veramente. Quella è la parte di Quarto col lungo ponte, Sturla. Laggiù vediamo la stazione di Nervi e sulla destra la grande stazione di Arquata Scrivia. Le parti di Manarola e Cinque Terre restano dietro il paesaggio E con la restano dall'altra divisione parte, del sì. Ecco, cielo. Bellissimo, adesso andiamo veramente su. bello. Ora si sale di piano, ma si sale anche di scala perché passiamo da una H0 a una 0, quindi raddoppiamo. Ricordiamo che la scala H0 è 1,87 e dall'inglese significa half zero, ovvero metà zero. E ora siamo a guardare un diorama operativo, diciamo così, dell'epoca trifase in scala 0, quindi scala 1,43,5. Quindi lascio la parola qui a Paolo che magari ci racconta un attimo la nascita di questo impianto, che modelli ci sono e come funziona. Va bene, intanto vi facciamo Un vedere attimo però. sì, intanto vi faccio vedere Sì? quello l'impianto di cui abbiamo parlato prima, che sarebbe analogico, digitale e anche Marklin. Qua possono Ah. circolare tutti i treni che si vuole. È praticamente un po' un circuito di prova, diciamo. Sì, Abbiamo sì. riutilizzato vecchi moduli. Questi sono i vecchi moduli del Luna Park che avevo io, insomma. Sì, prima Poi c'è un avevate un grosso petrolio. Esatto, plastico modulare, se non ricordo male, vero? esatto. E abbiamo anche qua dei moduli che erano di Paolo con un deposito. Faccio vedere. E questo fa parte di un deposito, forse era anche stato fotografato su una rivista I Treni di un po' di anni fa, ricordo male. Ricordi bene, un po' tanti anni fa. E Parliamo degli anni Ottanta. oramai c'ho un'età che arrivo anche lì, purtroppo. Ecco, questo è il plastico in zero, invece. Questa è Ah, la vediamo stupenda com'è. macchina fatta dal nostro socio Alfio Soresina, completamente autocostruita integralmente, Lui è un maestro del 685. tornio, no? Quindi è Sì, lui è proprio un genio, un maestro. vero, vero. Qui abbiamo un Ecco, 880. non abbiamo. Faccio una piccola parentesi al volo. Non abbiamo detto che nel plastico giù del Levante Ligure c'è anche un piccolo tratto di Genova Casella. Già, ce la siamo dimenticata. Se c'è il tempo, ve la facciamo C'è vedere. tempo Possiamo. anche per il nostro amico Giampaolo che è di Casella, ci teneva senz'altro Sì. a vederla. Vediamo allora questo in trifase in scala 0. Esatto. Anche questi modelli sono autocostruiti da Alfio? No, sono un Ok. po' commerciali, cioè diciamo artigianali commerciali. Questo è il famoso peso Lillo, che è veramente un gioiello di macchina. Anche questi tutti con lo sound e sono digitali, quindi anche Sì, loro. digitali anche loro. Abbiamo un passaggio a livello che è un po' una chicca. Ah. Anche col sound, fantastico. È la girandola che gira. Eh sì, beh, in scala zero si riescono a fare molte più cose perché
devi ridurre troppo in H0 e non si riesce ad arrivare a certi gradi Abbiamo di. utilizzato la girando, l'abbiamo utilizzato, segue i motorini degli elicotteri, della pala posteriore degli elicotteri. Sì, Sono ottima idea. micromotorini. Ottima idea, davvero. E questo è tutto da gustare, eh? Beh, il mio omonimo Sergio mi dice se mi piacerebbe questo impianto. Beh, ovvio, a chi non piacerebbe un impianto così? Anche se io non sono un patito del digitale, ma beh, questo sarebbe un'eccezione che farei volentieri, è chiaro. Sai, qua di digitale c'è solamente il dito che agisce sul multimouse, eh? Poi il Ma resto questo è è un tutto plastico che manuale. ha un'ambientazione di che tipo? È ligure, piemontese, com'è? Dunque, è piemontese, Basso Piemonte, anni 50-60. Ti dico 50 perché qua c'è una carrozza di terza classe, altrimenti sarebbe Ah, anni 70. certo. Sì, anche questo è in costruzione, qua manca la stazione ancora, insomma. Vabbè, avete già fatto i miracoli giù, non potete dividervi. È Diciamo chiaro che che. questo è proprio una lavorazione al 90% fatta da Emanuele Crimi, che si è dedicato molto a. Ecco, qua come puoi notare anche gli scambi sono digitali perché li muovi col dito. Ecco, col digit del dito, effettivamente. Questo è il Esatto, digitale che piace a me. qua diciamo questo interruttore qui serve per polarizzare il cuore dello scambio Ah, ecco. diciamo, la stina di metallo che fa da rinvio è stata infilata diciamo, nel pirulo dell'interruttore in modo che da abbinare il movimento dell'ago alla polarizzazione Ecco. del cuore. Beh, è una cosa geniale, quindi, perché in pratica, con un movimento solo si soddisfa la parte elettrica e la parte meccanica. Quindi questa è una Esatto. soluzione veramente nuova, non avevo mai visto qualcosa del genere. Beh, mi meraviglio un po' perché negli Stati Uniti la utilizzano parecchio. Qui da noi dico, qui da noi, perché beh, Ma ovvio, no, qui sì. da noi no, è quasi. Qui Direi che è quasi da noi non l'avevo mai sconosciuta. vista, è una cosa decisamente unica che forse abbiamo solo a Genova, ma vedremo se qualche altro gruppo si farà avanti. Sicuramente per questioni di spazio, qua chiaramente non potevamo fare un giro completo con lo zero, quindi Certo. è praticamente un plastico che va da punto a punto. E Sì, abbiamo un diorama operativo, due ecco. piattaforme girevoli alle estremità, in modo da poter girare le macchine a vapore e fare Certo. manovre. Certo. No, no, è una cosa decisamente interessante perché un impianto in zero credo che siano pochi a poterli avere in casa, ma anche nei gruppi, perché sono impianti comunque impegnativi. Anche dal punto di vista poi del materiale rotabile, degli accessori, quindi ci vuole anche qualche valente socio del gruppo che sappia anche metterci le mani, come appunto autocostruirsi quello che può piacere. Non è da Sì, tutti, non è da tutti veramente. qua per esempio la linea aerea è completamente autocostruita, la linea trifase è completamente tutta autocostruita. Fantastica. E questo impianto quanto misura come dimensioni? Occhio e croce. È circa 8-9 metri di lunghezza e di Eh beh. profondità è 60 centimetri, che è giusto lo spazio che c'era tra le colonne e il Sì. muro. Quindi avete sfruttato veramente tutto lo spazio disponibile. Questo è ottimo. Sì. Bene, direi che anche questa è una chicca. Io vedo tanti commenti, tante persone contente di poter vedere queste particolarità. Ovviamente la sede del gruppo Covid a parte, adesso dobbiamo uscire un po' da questo periodo, ma è sempre aperta al pubblico oppure avete delle serate di incontro? Sì, Come chiaramente, funziona sì. venire lì da voi a vedere di persona questi impianti? È un po' rumorosa, questa. Ah, ci sta, ci sta.
fantastico. Anche il segnale a vela, segnale ad ala che si muove. Sì, quindi, segnale ad ala. Non è proprio completo con tutti i rinvii, eccetera, perché l'ho fatto io durante il lockdown, con quello che avevo in casa. Con quello che avevo in casa ho fatto quel segnale lì, perché mancava tutto il Covid viene per nuocere. Sì, chiaramente non c'ha tutti i rinvii dei contrappesi, eccetera, è un po' semplificato, però vabbè, la sua funzione la fa. Assolutamente. Vedi, ad esempio, c'è Mauro da Bolzano che chiede come potrei venirvi a trovare. Raccontate un po' la vostra sede, com'è visitabile, chiaramente se lo è già adesso o se lo sarà quando si potrà, ma per venire a trovare, come si può fare? Beh, dunque, per noi diciamo, non è che siamo aperti al pubblico, però facciamo visitare la sede a chi vuole, quindi se uno vuol venirci a visitare può andare sul nostro sito, che è www.gfg-genova.it. Lì può scrivere una mail all'indirizzo che c'è indicato, che è info@gfggenova.it. Ci scrive una mail e chiede appunto se quando potrebbe venire a visitarlo. Ecco, quindi visite personalizzate, diciamo così. Visite personalizzate, sì. Ok, ottimo. Andiamo giù a far vedere la casella che ce l'avevano chiesto. Facciamo vedere la casella e poi sono già le 22:17, ora di Genova Sestri Ponente. Non so se lì a Marassi avete un piccolo fuso orario. Non è che ci abbiamo i carabinieri fuori, non è che. No, più però che non vorrei avere. Che c'ha il 37% di carica. Beh, ma intanto abbiamo visto che siete vicino alle carceri, anche qualora ci fossero i carabinieri, farebbero poca strada per mettervi. No, comunque abbiamo ancora tempo, 10 minuti per far vedere la parte di Genova Casella, che come ben sapete è una linea a scartamento metrico ancora presente tutt'oggi, funzionante in Liguria, parte da Genova e arriva appunto fino a Casella, attraversa le valli del Bisagno, del Polcevera, dello Scrivia, ed è una vera chicca sia turistica ma anche una vera e propria linea ferroviaria che viene utilizzata dai pendolari giornalieri. E tutt'oggi conserva ancora dei mezzi storici funzionanti provenienti dalle ferrovie della Val di Fiemme, dalla Spoleto-Norcia, insomma abbiamo veramente una chicca in Italia che pochi conoscono e vi consiglio di visitare. Gli amici del gruppo fermodellistico genovese hanno quindi deciso di includere nel loro grande plastico del Levante Ligure e anche a questo punto direi di Arquata Scrivia e Genova Casella questa chicca che non poteva mancare. Qui vediamo un treno che probabilmente farà la gioia degli appassionati svizzeri, ma che poco ha a che vedere con questa parte di linea. Spero che ci sia anche un treno della Ferrovia Casella. Sì. Perché per i circuiti di prova, se no un binario Casiero Aereo. Avete fatto uno scherzo, dai, avete fatto uno scherzo. Ma c'è anche ci sono anche quelle... I soci hanno anche quelle altre. Adesso arriva. Sì, c'è una nota ditta milanese che proprio di recente ha riprodotto le motrici moderne. Ma ecco qui abbiamo la storica 28, che è una delle prime locomotive a corrente continua costruite in Italia, ed è una delle poche dei pochi rotabili ancora esistenti sulla linea fin da quando è stata inaugurata, cioè nel 1928. Questa è una chicca vera e propria, quindi un plastico nel plastico, possiamo dire così, Piero? Esatto. Ottimo, ottimo. Beh, quindi anche l'appassionato di scartamento ridotto può portare il suo contributo in questo grande impianto. E così, sì. Oltre ad aver accontentato la curiosità di Gianpaolo, che ci chiedeva a lettere maiuscole questa piccola divagazione, credo che avremmo fatto felici anche molti altri appassionati che forse non si aspettavano nemmeno ci fosse questa piccola chicca in questo impianto che già abbiamo visto essere veramente ricco di particolari e di dettagli. Geograficamente poi non è nemmeno fuori luogo, perché se siamo vicino ad Arquata e la linea conduce verso i Giovi,
la ferrovia Genova-Casella è poco distante, quindi a livello geografico è comunque molto coerente. Di conseguenza, veramente un grande impianto e faccio i complimenti agli amici del GFG per aver creato veramente un'opera d'arte che io spero venga visitata al più presto da un sacco di appassionati, sperando di dare il giusto risalto che merita. Ora, con i miei mezzi non posso fare miracoli, ma spero in qualche modo di potervi far avere nuovi visitatori presso la vostra sede. Devo farti vedere lo sfondo che è stato fatto quello su ordinazione da un nostro, diciamo, un amico del nostro socio pittore, che è molto bravo, che ha Davvero. riprodotto proprio le alture di Genova dove passa la casella. Certo. E quindi anche qua abbiamo uno sfondo coerente col paesaggio, un altro esempio di estremo realismo. Qui la vegetazione è molto rigogliosa, come è Eh già sì, sempre Emanuele nella... Crimi è responsabile, È il vostro il giardiniere di botanico che fa gli fiducia. alberi. Ottimo, ottimo. Quindi voi avete, per dare anche un'idea di come funziona un'associazione di questo tipo, avete dei soci che con particolari doti e capacità artistiche si specializzano nella costruzione di qualche cosa in particolare. Ad esempio, abbiamo visto chi fa più volentieri gli alberi, chi fa più volentieri magari la parte di, digitalizzazione. Bravo, È così bravo. come dico? Esatto. Infatti abbiamo la collaborazione di, cioè ci sono alcuni soci specializzati in cose particolari, per esempio Cristian Corradi, lui è specializzato nella gestione e nella realizzazione del sistema operativo, che non mi No, ricordo più, sì, del programma, del programma. diciamo, l'ho implementato lui la prima volta. Sì, il Rock Rail, esatto. Poi abbiamo lui, Peverini, che è lui che segue invece la parte operativa del plastico, cioè la programmazione sul posto, diciamo, dei vari treni, eccetera. Certo. La parte più hardware, via. Sì, Io ok. Avete anche un mi occupo più socio delle... specializzato nell'individuare i folletti del plastico o per quelli valgono tutti? Non saprei. Non avete un cacciatore di folletti, insomma, non esiste questa figura. Folletti Qualcuno bravo con qua. la fionda. Ogni tanto qua escono dei cristi che Me lo immagino. quando c'è i corti che non si riescono a trovare su un impianto Mamma così diventa complicato. Infatti, mia. abbiamo fatto bene a dividere, cioè, le sezioni in tre. Praticamente abbiamo la sezione polmone, con la sezione arcuata e la sezione nervi, di modo che escludendo una per una si vede almeno, si riesce a capire almeno dov'è il corto, in che parte, perché sennò dovresti andare a... E poi a volte sono dei corti che si formano anche per situazioni strane, cioè ad esempio magari io ho lavorato alla linea aerea e mi è caduto un pezzettino di rame, eccetera, e si va a inserire naturalmente sui binari, insomma, ecco, per dirti, So, un treno perde un treno gancio. perde un Sì, gancio, beh, gli imprevisti succede, sono davvero tanti in imprevisti un sono plastico di tanti. queste dimensioni e con queste caratteristiche. Però io vedo che tutto sommato la serata, benché fosse senz'altro ghiotta per i folletti, ha dato buoni risultati. Quindi vuol dire che avete lavorato bene e che avete tutto sommato sconfitto forse la banda dei folletti. Sì, diciamo Ma che... diciamo che l'impianto in se stesso è diventato abbastanza affidabile. E naturalmente funziona dei treni che ci circolano sopra, perché Certo. purtroppo i treni commerciali, appena usciti dalle scatole, molto spesso non è che siano affidabilissimi. Che tipo di modifiche fate normalmente dal modello uscito dalla scatola al modello affidabile in circolazione sul plastico? Dunque, prima di tutto non fargli perdere i pezzi per la strada. E questo è già un buon punto. C'è qualcosa, no? No, poi una cosa molto importante sono le prese di corrente. Le locomotive devono prendere la corrente molto bene. Certo.
soprattutto perché è devono... digitale, quindi devono essere molto precisi, no? Beh, sì, tenendo conto che il digitale, se una locomotiva prende corrente male, finisce di circolare quasi subito, perché Certo. comincia a singhiozzare per non battere. Poi su un plastico così, se prende male corrente, c'è anche il rischio che non faccia più l'occupazione nel modo dovuto, per cui il programma non sa più dove sia, pensa che la sezione sia liberata e ci va a sbattere contro qualcos'altro. Quindi diventa un bel pasticcio. Infatti, su molte macchine, per migliorare la circolazione, abbiamo messo i condensatori tampone. Ecco. In modo tale che riescono ad andare oltre di quei pochi centimetri per poter ricominciare a prendere tensione. Esatto. Tra l'altro, in alcuni Perfetto. casi basta veramente interventi del condensatore di pochi decimi di secondo. Non è che Certo. servono capacità elevatissime, però è quello che serve per dare affidabilità al. Corretto. Volevo farti vedere un'ultima cosa per quanto riguarda sempre quel discorso lì della fotografia, no? Sì? Cioè, questa qui è l'ultima realizzazione che ho fatto, la pensilina di Arquata, Sì, se si vede, no? È semplicissima, direi di sì. anche se... Cioè, no, è un cartoncino ondulato, piegato, i sostegni sono semplicemente gli ex... pali della Rivarossi del tram, del vecchio tram della Rivarossi, la linea aerea del vecchio tram della Rivarossi, tagliati a misura, e invece Certo. il cordolo della pensilina non è altro che un cordolo fotografato a reale, Sì. stampato su fotografia, carta fotografica, e poi ritagliato col cutter in tutti i merletti che ci sono. Sì. E quindi dà un buon effetto, Ah, se vai a caspita, sì. vedere, no? Decisamente. Ora, purtroppo la qualità non dà l'idea diciamo, non riesce a far apprezzare fino al fondo quello che è il vero lavoro che hai fatto, ma effettivamente vedendolo così io non avrei mai detto che questa era la soluzione, quindi complimenti. Quindi secondo me abbiamo imparato una cosa importante questa sera, al di là di aver visto un impianto eccellente, unico sicuramente, ma che la tecnica di fotografare la realtà per renderla in scala, riprodotta sul nostro plastico, proprio come accessorio, quindi come copertura, come muro, come finestra, come merletto, eccetera. Beh, insomma, abbiamo imparato una tecnica non da poco, può risolvere dei grattacapi effettivamente importanti. Quindi, anzi, Piero, grande, grande cosa questa. Adesso abbiamo tante idee tutte in testa che vorremmo senz'altro collaudare al più presto per fare anche noi una lavorazione di questo tipo. Veramente molto interessante. Grazie, spero che appunto tanti pigliano spunto e che sia utile questa cosa qua, Ma credo di sì, perché perché risolve tanti problemi. sì. Eh? E E soprattutto riesci. Certo. diciamo che ha un buon risultato rispetto a quello che si trova commercialmente, perché commercialmente come muri così non è che ci sia grandi cose, e invece così si riesce ad avere una buona È resa. vero. E oltretutto parti già da un prodotto che ha l'esatta tonalità che tu hai visto nella realtà. Quindi, al di là di Esatto. piccoli invecchiamenti o di piccole deviazioni di colore che puoi avere tramite la stampante, può capitare, ma parti comunque da un prodotto che è già la realtà stessa. Certo, bisogna essere un po' bravi nell'informatica, avere un buon programma che ti può fare Ma io sai, non questo è che sia tanto collage di bravo, immagini. eh. Ormai diciamo che io ho usato dei programmi banali tipo il PowerPoint, non è che ho usato delle cose particolari tipo AutoCAD che non so usarlo, cioè Ah, penso che sia una ecco. cosa minima, cioè che chiunque può fare, Alla portata. Ecco, mi fanno una domanda effettivamente interessante. Come fate a tenere puliti tanti metri di binari, soprattutto quelli nascosti? dunque. Quelli nascosti si puliscono abbastanza bene con tanto olio di gomito. È la Quello gomma vuole della, sempre. diciamo, è la gomma tipo quella della Rockwell, tanto per essere chiari, che tutto Sì. sommato è il sistema più pratico che abbiamo trovato. Lo stesso sistema a mano non si riesce a fare molto bene in tutte le parti visibili perché c'è la linea aerea. E Certo. quindi la gomma passa malamente.
Un'altra Avete dei cosa che carri, serve quindi? molto, una cosa che è molto utile è sono i carri pulisci binari. Ecco. Tipo quello della Rocco, che pur essendo Sì. molto semplice è molto efficace. Ora ci ho visto che c'è anche qui della Pico, però uno un carro pulisci binari si può anche costruire facilmente da un vecchio carro e attaccando Certo. tutto un peso e una fettina di gomma anche, o un Esatto, perché feltrino. la gomma abrasiva poi alla fine risolve tanto. Anche se Sì. alcuni sostengono che è sempre bene non usare robe abrasive, ma dei liquidi. Esistono anche carri con dei liquidi. Voi avete mai avuto queste Dunque, esperienze? beh, ti posso dire questo, la gomma abrasiva non è l'ideale per pulire le ruote delle locomotive, perché un pochettino abrasiva la è, per cui tende a portare via la nichelatura della ruota. Se va Sì. via la nichelatura viene fuori l'ottone e poi l'ottone conduce malissimo, perché si Certo. passiva superficialmente e conduce male. Certo. Per cui per le locomotive forse è meglio fare una pulizia tipo con feltrini e diciamo liquidi. Una volta si trovava trielina che era ottima, oggi la trielina è vietata, si può usare la benzina avio o Sì. se no ci sono altre sostanze che si possono usare. Comunque. L'alcol, ecco, l'alcol denaturato non è l'ideale, perché lascia Ah, una patina. ecco, quindi È non pulisce meglio. in realtà bene. No, lascia una leggera patina che non è conduttiva, mentre invece funzionano abbastanza bene dei cose tipo queste, che Dei sono prodotti spray che conduttore puoi mettere su elettrico, un cotton fioc e puoi pulire. sono disossidanti per contatti elettrici essenzialmente. Ecco, È un ecco. po' oleoso, però poi si distribuisce su tutti i binari. Sì. Con gli assi, no? È un trucco che mi aveva consigliato quel signore che si occupa del plastico di Bussana Vecchia, perché Sì. loro usano questo sistema e non puliscono mai i binari Pensa. e funziona. Sì, funziona abbastanza bene. Naturalmente non bisogna esagerare con la quantità perché è oleoso e quindi Sì. se uno ne mette troppo rimane attaccata alle ruote. Poi abbiamo degli E poi slittano slittamenti. anche le macchine, immagino. Quindi. Sì, però già usato in modica quantità va benissimo. E migliora notevolmente la durata della pulizia. Poi la pulizia Ottimo. dipende molto anche dalla locomotiva. Ci sono certe marche che purtroppo hanno delle brunature delle ruote che non sono fatte un granché bene e conducono male. Ecco, Ora, e quindi di non voglio conseguenza è fare più nomi, difficile. Ah, sì. ma ci sono delle Tipo. macchine che le abbiamo messe sul plastico un anno, più di un anno fa, e non sono mai state pulite. Macchina a quattro assi, eh? Sì. E macchine che a quattro assi, dopo un'oretta di funzionamento, è da farci una grande revisione, Ah, pensa perché a non hanno le ruote luriche. te. Invece un altro problema che mi chiede come avete risolto. Allora, qua abbiamo parlato. Aspetta, che ho sbagliato un messaggio. Ecco, questo qui, questo messaggio sempre di Gianni mi dice: ma per le cadute di tensioni, che distanze usate tra binario e binario? Ovvero, avete Dunque, anche delle cadute di tensioni, avete dei cavi che portano il segnale in due punti? sulla lunghezza dei cavi qua ne abbiamo visti tutti i colori, perché col digitale non ci sono solo le cadute di tensione, ma ci sono anche dei disturbi. Comunque, come caso di tensione, noi abbiamo una rotaia, una delle due rotaie è a massa comune, quindi c'è proprio un filo grosso, Sì. adesso diciamo su 1,5 mm di sezione, che corre tutto intorno, diciamo fatto fuori tutto il giro del plastico e si dirama ogni tanto e arriva alla rotaia. Ok. Diciamo 1 metro, 2 metri, 3 metri, dipende. Da come dalle zone, perché magari se ci sono dei flessibili, sono dei flessibili attaccati fra di loro, anche Sì, lì ha mettendone uno bisogno ogni di 3 meno metri va punti, bene. chiaro, sì. Se ci sono tanti scambi in mezzo, tante giunzioni, è meglio a fare la discesa
alle rotaie ogni metro e mezzo. Certo. Beh, quindi diciamo ogni metro e mezzo avete un punto di sorgente e quindi avete risolto il Sì. problema. Che poi Ottimo. serve anche per evitare i cattivi contatti delle scarpette metalliche, E perché teniamo anche. conto che quando le scarpette metalliche col tempo tendono un pochino a ossidarsi superficialmente, oltre al fatto che quando si invecchia la massicciata La lì si rischia di vernice. andarci della sporcizia. Sì. Poi con le dilatazioni termiche che ci sono, le rotaie si muovono anche dentro la scarpetta e a un certo momento arriva il momento in cui la scarpetta che conduceva sempre poi non conduce più. Non conduce più e tu diventi matto a cercare il motivo, il perché, per Esatto. come, no? Teniamo Quindi conto che negli impianti grossi questo è normale. La dilatazione certo. termica dei binari è tutt'altro che trascurabile. È vero, è vero. Tenete tanto per fare un esempio, nella sede precedente che aveva delle escursioni termiche maggiori, andava dai un minimo di 10 gradi d'inverno a un massimo di una quarantina di gradi d'estate. Caspita. E cavolo, c'erano i binari della stazione nascosta, che un certo giorno d'estate li abbiamo trovati che erano tutti dei serpenti. Come nella realtà, quindi massimo Sì, come realismo, nella realtà. purtroppo. Ed erano binari, e sono binari lunghi 5 metri, non siano che non sono 10-20 metri. Sì. No, no, è chiaro, chiaro. Beh, è comunque un metallo e come tutti i metalli sono soggetti a dilatazione al variare della temperatura, quindi Sì. è naturale che Sono ci anche dei sia. millimetri. Sì, sono già tenere conto che possono essere anche diversi millimetri su lunghezze appunto di 5-6 Beh, è chiaro che comunque su un impianto dove lavori quei millimetri è una differenza sostanziale, insomma, non è trascurabile come fosse nella realtà che un millimetro neanche te ne accorgi. Lavorando su impianti dove poi il treno non deve deragliare, e anche lì parliamo di decimi di millimetro per il bordino delle ruote, un problema di dilatazione termica anche di un solo millimetro può creare davvero un grosso disagio. Quindi hai ragione, non è trascurabile, dobbiamo tutti metterci in conto di sistemare anche questi guai che. Al di là di climatizzare l'ambiente e crearlo a temperatura costante, ma è molto complicato, insomma, saranno problemi con cui tutti i modellisti dovranno battersi prima o dopo. A questo punto direi che possiamo salutarvi perché l'ora purtroppo si è fatta tarda e non vorrei davvero avervi sulla coscienza. Va Quindi bene. magari salutiamo di nuovo chi si è dedicato a questa serata, magari. Roberto, se vuole dire ancora qualcosa, pensando da dove sono partiti questi appassionati genovesi e dove sono arrivati, l'avresti mai immaginato, Roberto? Ma sicuramente siamo sempre stati dei cannoni, quindi spariamo Bravo. sempre il grosso. Questo è lo spirito, ottimo, ottimo Roberto, perfetto. Allora, a questo punto, ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto per il tempo che ci avete dedicato. Chi ci ha seguito non sa che noi abbiamo fatto diverse prove tecniche di trasmissione per vedere dove il segnale del cellulare arrivava meglio. So che avete sistemato tutto affinché il plastico fosse veramente al top della forma e direi che ci siete riusciti. Quindi questa serata ha impegnato veramente molto e di questo io vi ringrazio perché per me è un vanto poter dire di aver avuto il GFG come ospite nel mio piccolo e modesto web talk show Senti chi parla. Quindi io Va vi bene, auguro noi. davvero tante tante nuove attività, soprattutto adesso che il Covid sembra sia un problema in calo e quindi chissà, vederci di persona è chiaramente l'obiettivo primario. Spero che possiate fare davvero ancora molto in questa sede che vi sta dando grandi soddisfazioni. E quindi che dirvi? Grazie e speriamo davvero di vederci presto. Va bene, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, hanno avuto la pazienza di seguirci e speriamo di vedere diversi di noi qua in visita, che ci vengano in visita. Assolutamente sì, è una cosa che consiglio, peraltro è zona molto facilmente raggiungibile dalla stazione Brignole.
per chi venisse da fuori. Chiaramente per chi è genovese non sto neanche a dire dove è Manassi, perché lo sa, e guai al mondo se non lo sapesse, ma per chi venisse da fuori Genova, è molto comodo la stazione Brignole. Direi che con un quarto d'ora di autobus, probabilmente, traffico 37 permettendo, ecco, autobus 37, perfetto. in E capolinea. quindi a questo punto non ci resta che augurare il pienone da dover mettere il numero fuori dalla porta. Va bene. Ok, ragazzi, allora ancora un grosso Buona saluto, serata a tutti. grazie per la vostra cortesia, il Ciao, vostro ciao. tempo e ancora complimenti a tutti quanti per i vostri lavori. 100 di Grazie, questi plastici, grazie. possiamo dire. Ciao. Ciao ragazzi, ci vediamo presto, grazie ancora. Ciao. E torniamo quindi in studio, insomma, in sala. Abbiamo visto un plastico, direi, eccellente. Questa è veramente arte. Quando si parla di plastico ferroviario, spesso si pensa a un qualcosa di riprodotto fedelmente, ma solo dal punto di vista dell'ispirazione. Io stesso, non avendo molto spazio, mi sono ispirato ad una zona. Ma gli amici del GFG hanno invece riprodotto con esattezza stazioni ed impianti, con un dettaglio direi maniacale. Questo è il segreto per avere grande successo. Quindi il realismo di questo impianto è dovuto proprio alla pazienza di questi soci e alla capacità, ovviamente, del modellista che c'è dentro ognuno di noi. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Si conclude qui la puntata numero 7 del Web Talk Show Senti chi parla, ma abbiamo già pronta la puntata 8. Sarà veramente, veramente un'altra bella puntata. Io ogni volta continuo a dire che la prossima sarà veramente bella. È chiaro, le faccio io, volete pure che vi dica che sono brutte. Però diciamo che da quello che io raccolgo nei vostri commenti, mi rendo conto che vi state divertendo. Ci divertiremo ancora un bel po' insieme, chiaramente mi concederete una pausa estiva, ma non mancheranno ancora colpi di scena, grandi ospiti e serate tutte dedicate al nostro magico mondo dei treni reali, dei treni modello e dell'hobbistica in generale. Colgo l'occasione, faccio un piccolo promo pubblicitario in Senti chi parla per dirvi che giovedì prossimo, nella serie Video Vado Ora Live, vi accompagnerò tutti quanti nella stazione di Monaco Centrale, che in tedesco è München Hauptbahnhof. Quindi vedremo i treni in ingresso, in uscita, vedremo il traffico di questa grande, grande stazione. Commenterò in diretta il mio DVD e tutti insieme quindi godremo un'altra serata spensierata a caccia di treni. Ovviamente da domani verrà subito promosso il poster della nuova puntata numero 8 di Senti chi parla, quindi date un occhio ai social e ne vedrete di nuovo delle belle. Ringrazio tutti quanti che sono intervenuti, vedo che siete ancora in molti a essere connessi. Mi spiace chiudervi la porta in faccia in questo modo, ma il tempo è tiranno, bisogna andare. Saluto tutti quanti, Mauro, un altro Mauro, Giorgio, Gianni, Paolo, beh, insomma, tutti gli intervenuti, anche Carlo Ciaccheri, anche lui socio del GFG, altro grande modellista. Quindi, insomma, ragazzi, siete stati veramente tanti a seguire. Spero che siate felici di quello che avete visto. Iscrivetevi alla pagina su YouTube di Senti chi parla. Cercatela scrivendo Senti chi parla, Vadora. Così andate subito nella pagina dedicata a Senti chi parla, dove troverete tutte le puntate trasmesse dall'inizio fino ad oggi, compresa quella di questa sera. Quindi vi aspetto sia virtualmente che speriamo presto anche di persona, perché a giugno, oramai siamo a giugno, fra 11 giorni ci sarà una borsa scambio presso il Mastodonte dei Giovi di Ronco Scrivia e io con la mia video Vadora sarò ovviamente presente nella stanza del plastico al secondo piano. Quindi vi aspetto anche di persona questa volta. Finalmente possiamo anche vederci dal vivo. Ragazzi, buonanotte, buona settimana e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti.